Ciao Josh, come stai? Bene? Sto bene anch'io, grazie. Thank you. Ciao, sono Muriel e sono un ospite dell'Hablo Squad. Sono molto contenta di questa cosa perché posso connettermi con persone provenienti da tutto il mondo, semplicemente da casa mia. In Italia la situazione sta leggermente migliorando, nel senso che dal 4 maggio abbiamo la possibilità di spostarci di casa per andare a trovare i nostri parenti che non vediamo da mesi e poi sarà permesso ad alcuni settori di riprendere a lavorare. Il lockdown mi è servito tanto per riflettere, soprattutto sull'importanza delle piccole cose come gli affetti e le persone a cui vogliamo bene, perché a volte secondo me diamo un po' per scontato tutto ciò. Infatti in questo periodo mi è capitato spesso di mandare dei semplici messaggi con scritto "come stai?", che era una cosa che non facevo da tempo. Ma sentiamo anche i pareri di persone che provengono da altre parti del mondo. Ciao Josh! Come stai? Come stai? Come va la quarantena? We are suffering a lot because of the quarantine itself. But it's okay because it is the benefit of the people. So we can stay at home for our health. Hey, babe. Bene. Okay. Sto bene anch'io, grazie. Come pronuncio il tuo nome? Come si legge? My name is Farat. Farat? Ok, una cosa che hai imparato ad apprezzare di più durante questa quarantena? So our government is encouraging us to stay at home for the sake of us, but now many Filipinos are so depressed during this time and stressed because we are not so rich people, you know. The Asian countries are so in the middle. We are not like Europe. In that situation, our government, they give help to their society and to the people. So we can build a better nation. Ma vivi da solo o sei con la tua famiglia? Yes, I'm living with my family, with my mom and my sister. This time, in this quarantine, we can have time, quality time for our family here. So we do the things that we cannot do in the previous, in dating ginagawa natin, hindi natin nagagawa. Ngayon, nagagawa na natin. La cosa più bella che ti è successa durante questa quarantena? Bene, grazie mille, sei stata gentilissima. Thank you. Ok, bye. Thank you. Bye. Mi raccomando, state al sicuro, seguiamo le regole e continuiamo a rimanere in contatto a vicenda, che è una cosa molto importante.